Ciao fans della WWE, io sono Maxis Awesome 92 e benvenuti a Pro e Contro. Cosa sono quei musi lunghi? Dai che questa volta tocca SmackDown! Cosa? Ah, è per il fatto che sono rimasto ancora indietro con le recensioni. Lo so. Senza perdere altro tempo, questi sono i fattori per i quali nutro interesse per WWE No Mercy 2016. Il Triple Threat per il titolo mondiale. Ma quanto è stato costruito bene questo match? Tutti e tre hanno interagito ottimamente nel superbo segmento parlato di SmackDown, creando un equilibrio perfetto. Nessuno è rimasto indietro, tutti hanno dato il meglio e hanno avuto l'opportunità di elevarsi. Ci sarà da divertirsi. The Miz contro Dolph Ziggler, Title vs Career. Seconda volta di fila in cui il match con in palio il titolo intercontinentale risulta essere uno dei punti di maggiore interesse dell'evento. Coincidenze? Io non credo. The Miz è attualmente il miglior heel della federazione, cinico, codardo, rumoroso, egocentrico ed egoista, uno di quei cattivi che ami odiare e ogni volta che riesce a mantenere il suo titolo riesce anche a far rimanere di merda ogni suo detrattore. E il suo regno senza fine, complice anche la nuova brand extension che ha permesso una maggiore valorizzazione dei titoli minori, è riuscito a rendere nuovamente importante questa cintura. Non dimentichiamoci però del suo avversario, perché le faide si fanno in due, e se questa è una delle cose meglio scritte che si possano trovare in WWE, il merito è anche del suo avversario, Dolph Ziggler. Passionale ed empatico nei promo, erano anni che non lo vedevo così motivato. E poco importa quale sarà il verdetto di questo incontro, perché entrambi hanno dato il meglio di loro stessi. Becky Lynch contro Alexa Bliss. Sicuramente non sarà un grande incontro dal punto di vista tecnico, per la nostra Harley Quinn preferita è più un modo per allenarsi stando all'interno del ring assieme alla rosa irlandese, ma sono genuinamente contento per l'opportunità che le hanno concesso. Non ho mai nascosto la mia simpatia per questa giovane ragazza sin da NXT e sono sicuro che grazie alla sua ottima interpretazione da heel riuscirà a togliersi qualche soddisfazione in futuro. Già risultare come sfidante credibile pochi mesi dopo il suo debutto nel main roster è un ottimo inizio. Randy Orton contro Bray Wyatt. A Backlash la sfortuna ci ha messo lo zampino e se vogliamo potremmo accusare la federazione di falsa pubblicità per aver continuato a pubblicizzare l'incontro pur sapendo dell'infortunio della vipera. Sperando non capiti nulla prima di questa sera, il match resta un'incognita per quanto riguarda la qualità. Ma Orton è tornato con un'insana voglia di lavorare e i segmenti creepy con Wyatt sono stati di grande intrattenimento. Col rischio di rimanere deluso, voglio vedere il loro match. Il debutto di Kurt Hawkins. Sarà un debutto alla MVP per chi se lo ricorda e casualmente il pay-per-view è di nuovo No Mercy, ma ammetto che il personaggio mi diverte molto. La gimmick dei Fact funziona alla perfezione in quest'era di internet piena di meme e le sue pose alla squadra Ginyu sono una delle cose più stupide, in senso buono, di sempre. Le seconde opportunità. Sembro un disco rotto, ma mi ritrovo sempre a parlare dell'ottima scrittura di SmackDown. È vero, presentando certi nomi, lo show perde molto in quanto a star power, ma se sono riusciti a trovare spazio per gente come Jack Swagger, Rhino e Heath Slater, riuscendo anche a farli apprezzare dal pubblico, nel caso dei campioni di coppia, è segno che SmackDown è davvero la terra delle seconde opportunità. Ma ogni medaglia ha due facce, e per ogni pro c'è un contro. Questi sono i fattori per i quali non nutro interesse per WWE No Mercy 2016. Ma mi trovo in difficoltà perché per la prima volta non trovo dei motivi validi per sconsigliare la visione di questo evento. Potrei dirvi Nikki Bella contro Carmella, semplicemente perché non sopporto nessuna delle due partecipanti e di conseguenza è l'incontro che attendo di meno. A fatica, con molta fatica, riuscirà a raggiungere una sufficienza. Forse. Ma è stato costruito bene, non ci sono critiche da muovere sotto quell'aspetto. Quindi, c'è da attendere con impazienza WWE No Mercy 2016? Assolutamente sì! Magari non sarà un grande evento per la qualità in ring, ma risulta comunque interessante.
dopo anni in cui Rolo si segue a fatica per colpa dell'eccessiva durata e di una scrittura incerta e molte volte inconcludente, questo SmackDown è lo show che un po' tutti noi fan volevamo. Semplice, diretto, chiaro e in grado di concedere il giusto spazio ad ogni membro del roster. Il lottato sarà inferiore rispetto a quello del lunedì sera, ma è avanti anni luce per quanto riguarda il booking. D'altronde, se ci si interessa in maniera genuina ad una storia, saremo invogliati a vedere qualunque incontro. Al contrario, invece, sarà più difficile interessarsi ad un match, magari anche più bello dal punto di vista tecnico, ma costruito peggio, perché appunto non ci si interessa. Proprio per questo ho preferito Backlash a Clash of Champions e considero SmackDown di gran lunga superiore a Raw. Voi invece con quanta impazienza attendete questo No Mercy 2016? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi auguro un buon WWE No Mercy 2016.